In molti hanno avuto molti problemi su Valorant, quindi ragazzi, oggi vi spiego come risolvere l'avvio, quindi quel dannato errore che non fa partire il gioco. Non ci vorrà nulla, quindi un video di pochi minuti e niente. Quindi ci vediamo dopo la intro. Ok ragazzi, allora come primo step andiamo un attimo sul gioco, clicchiamo proprietà, compatibilità e esegui questo programma come amministratore. E registra questo programma per il riavvio. Ok, applica. Ok, e aggiorniamo. Vabbè, questa cosa la faccio io. Poi andiamo un attimo sulla cartella del percorso file di Valorant, quindi dove avete installato il gioco. Quindi vado su disco C, Riot Games, Valorant Live, Shooter Games, Binaries, Win64, Binaries. Una volta andato su Binaries, andiamo un attimo su Valorant Win64 Shipping.exe, proprietà, compatibilità. Fortunatamente dovete togliere la spunta su esegui come questo programma come amministratore, registro questo programma per il riavvio. Ok, poi proprietà, perfetto, qui tutto in regola. Ok, ci siamo. Una volta fatto, andiamo su gestione dispositivi, ok, sulla nostra scheda video, quindi scheda video, aggiorno il driver, cerca automaticamente i driver, perfetto, chiudiamo e possiamo avviare il gioco. Sì. Adesso accetto un attimo con il mio account. Apri Riot Client. Ecco il gioco. Visto, ok, il gioco è andato, ha funzionato e niente, questo è il video, quindi è durato pochi minuti. E noi ci vediamo ad un prossimo video con un altro tutorial su come risolvere moltissimi problemi. E mi raccomando, iscriviti al canale, lascia like e ciao!